Carissimi amici dei Gemelli, buongiorno, buona domenica. Allora, andiamo a vedere il vostro oroscopo settimanale dal 13 al 19 novembre 2023. Vediamo in questa settimana cosa accadrà a voi dei Gemelli, quali sono le novità. Dal 13 al 19 novembre 2023 per il segno dei Gemelli. Allora, oddio, qui c'è una chiusura. Volete superare una difficoltà, volete superare la fine di un qualcosa che avete deciso comunque voi per andare verso qualcosa di bello, di positivo, di nuovo. Solo che vi vedo con qualche ostacolo, vi vedo un po' bloccati anche emotivamente, vi vedo un po' in crisi, probabilmente perché non sapete forse come fare. Ma andiamo a chiarire queste carte. Tre di spade rovesciato per il segno dei Gemelli dal 13 al 19 novembre 2023. Cosa vuole dirci di più? Sì, è un chiudere con tutto quello che fa parte di un passato, di un recente passato. Cercare di mettere dei puntini sulle i, eventualmente anche con qualcuno che cercherà o che ha cercato di mettervi il bastone tra le ruote in un passato, in un recente passato. Quindi cercherete di lottare per chiudere comunque questa determinata situazione in un modo determinato. 9 di denari. Quale altra informazione vuole darci per il segno dei Gemelli dal 13 al 19 novembre 2023? È una situazione che volete superare per andare verso qualcosa di positivo, perché è un qualcosa di ancora aperto. Avete comunque sia dei progetti, per qualcuno di voi anche un po' di stress lavorativo. C'è un dover parlare, proprio un dover chiarirsi, un dover parlare, un dover mettere dei puntini sulle i per cercare di andare avanti, ma lo fate in una maniera proprio trasparente. Sì, ripeto, anche per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un dover mettere dei puntini sulle i perché vedo un po' di stress. Vediamo questo 5 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci dal 13 al 19 novembre 2023? Il cercare di superare gli ostacoli che si possono chiaramente presentare vi portano verso un'abbondanza, una realizzazione comunque di progetti che avete, una fortuna, quindi sì, dovete superare degli ostacoli, ma una volta superati questi ostacoli comunque vi portano a crescere e ad avere dei benefici anche vostri. Qui c'è una vittoria di qualcosa. Ci sono dei miglioramenti in qualsiasi ambito comunque della vostra vita, a parte eventualmente qualche dolore, qualche dispiacere, però c'è proprio una crescita. 4 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno dei Gemelli dal 13 al 19 novembre 2023? È proprio questo blocco emotivo,
che vi manda però in crisi, è come se siete insoddisfatti di qualcosa, avete bisogno di più, avete bisogno comunque di un cambiamento, ma questo cambiamento per voi è proprio un miglioramento a livello proprio materiale, però ci sono, ripeto, delle non ottime possibilità, c'è proprio, ci sono degli eventi, ci sono delle situazioni che vi portano comunque a migliorare la vostra vita sotto qualsiasi punto di vista. Attenzione però a realizzare quello che volete realizzare, ok? Voi desiderate più che altro una tranquillità, una serenità anche materiale che vi fa star bene, che non vi deve mandare in crisi, è come se vi attendete qualcosa. 5 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole darci? Allora, potrebbe essere qualcuno che cercherà di prendere accordi con voi, non riuscire a trovare un punto di incontro, quindi questa cosa vi fa sentire comunque un po' tesi. Però, ripeto, le vostre gratificazioni le avete, andrete a chiudere anche dei cicli, andrete verso proprio una serenità materiale, ok? Vi attendete proprio delle robe, vi attendete proprio delle questioni che secondo voi devono arrivare. C'è l'attesa, qualcosa che se non si va a realizzare in questa settimana, la prossima è sicuro. Ma perché, ripeto, perché ci sono degli ostacoli da dover superare. Vediamo come concludete questa settimana dal 13 al 19 novembre 2023. Come si concluderà la settimana per il segno dei Gemelli dal 13 al 19 novembre 2023? Allora, ci sono in realtà delle ottime notizie per voi. Qualcosa, ripeto, potrebbe non essere proprio in modo perfetto perché, come vi ho detto, ci sono degli ostacoli, non è perfetto in questa settimana, ma può essere perfetto nella prossima, quindi l'ostacolo è da superare, ma ci sono delle ottime notizie per voi, anzi, addirittura sarete nelle condizioni di dover riflettere anche su delle difficoltà che ci possono essere a livello relazionale, il dover sistemare delle questioni, ecco, degli ostacoli che magari possono emergere per andare verso una vostra vittoria. Andiamo a vedere i nostri angeli, arcangeli, quale consiglio danno al segno dei Gemelli dal 13 al 19 novembre. Asso d'aria. Sì, ci sono delle nuove idee, delle ispirazioni brillanti. Allora, c'è un inizio per voi impegnativo, quindi ogni cosa a suo tempo. Cercate però di valutare la verità da che parte sta nella situazione che andrete a vivere o nelle varie situazioni che si possono comunque sia presentare. Però è proprio vero, ci sono delle nuove novità che dovete, ripeto, andare a valutare e decidere giustamente il da farsi. Qualcosa arriva in questa settimana, qualche altra cosa a causa di ostacoli, quindi c'è una certa attesa, l'avrete comunque più avanti. Grazie a voi carissimi amici dei Gemelli, un abbraccio e ancora buona domenica a tutti.